Renza Zanon è la cofondatrice e volontaria del progetto delle associazioni oncologiche Prendersi Cura ed è stata un po' la ideatrice, oltre che la curatrice, della guida ai diritti del malato e della famiglia. E allora a te, Renza, chiedo un po' qual è la funzione del volontario e dell'associazione di volontariato a sostegno e del malato e della famiglia? Beh, è sicuramente una funzione estremamente importante e utile soprattutto. Direi che è una funzione di ascolto e di informazione. I volontari devono mettersi in una posizione di ascolto delle persone che incontrano, perché molto spesso le persone che sono in difficoltà non hanno bisogno di tante cose, hanno bisogno di essere ascoltate, ma ascoltate in maniera attenta, perché hanno già le soluzioni in mente. Hanno solo bisogno di esprimerle. Quindi per noi non dobbiamo inventarci ruoli particolari. Già il fatto che dedichiamo il nostro tempo alle persone, il tempo io lo considero la cosa più preziosa che noi abbiamo, e quindi poterlo donare in una situazione di non giudizio, in una situazione di ascolto attivo, significa dare spazio a chi non ne ha, ma per buttare fuori molti sentimenti e molte sensazioni che spesso noi non sappiamo esprimere, ma perché nella nostra mentalità occidentale non ci è stato insegnato. No? Noi dobbiamo prenderci cura della famiglia, del marito, dei figli, di tutto, dobbiamo essere perfette in tutti i ruoli. Non è vero, noi possiamo essere semplicemente umane, però essere consapevoli della capacità di ascolto e soprattutto senza giudizio. La gente non ha bisogno di essere giudicata, non ha bisogno che gli si dica cosa deve fare. Nell'80% delle situazioni ha già in testa che cosa vuole fare. Ha solo bisogno di essere ascoltata, magari in un contesto diverso da quello emotivo dei propri cari e della propria famiglia, perché è un contesto che tocca intimamente. Una seconda cosa, informarsi. Noi dobbiamo dire alle persone che incontriamo che l'informazione è un nostro dovere, che è un nostro obbligo. Non possiamo delegare agli altri le cose che ci riguardano, specialmente se riguardano la nostra qualità di vita e se riguardano la nostra salute. Poi magari torneremo su questo argomento perché ci sono diverse cose che si possono dire, ma focalizzando l'attenzione su quello che noi possiamo fare per gli altri.